Ciao a tutti ragazzi, allora questo è un video dove sono in solitaria, vi faccio anche vedere la location, sono praticamente in mezzo a nulla, tranne un gatto che sta passando, però vabbè. Praticamente mi avete detto moltissimo nei commenti che qui in giro c'è Serbian Lady, non so se conoscete questo tipo di personaggio che sta spopolando in questo momento. È come una donna serba che balla in mezzo alla gente, si dice che quando inizia a ballare questa donna praticamente tutti prendono paura. E quando, ragazzi, inizia a fare una cosa del genere, noi dobbiamo scappare alla velocità della luce come non posso. Io sono qui perché mi hanno detto tante testimonianze, mi hanno detto che nella location che sono ora, che non posso dire assolutamente, beh, quella è la mia macchina, però non posso dire assolutamente dove sono, perché ragazzi, se no venite anche voi comunque. Magari se arriviamo a un certo numero di like, sapete che c'è in questa zona qua. Vi dico solo che è in Veneto, quindi fate attenzione chi è di questa. C'è questa Serbian Lady. Adesso andiamo a vedere in questa zona industriale, che comunque è una zona industriale, sono le industrie, anche se è chiuso. Vediamo se c'è veramente o se non c'è assolutamente. Se c'è, ragazzi, non so cosa fare oltre che a scappare. Quindi, ragazzi, sono in ansia. Vi dico solo questo. Allora, io direi che possiamo iniziare con l'esplorazione. Intanto direi di andare verso la macchina. Allora, sono da solo. Purtroppo sono da solo. Non ho assolutamente nessuno a cui... Mi sono portato comunque un taglierino. Mi sono portato un taglierino, non sto scherzando, perché ho paura di venire, diciamo, preso, purtroppo. Però non lo so. Adesso vediamo un pochettino. Allora... proseguiamo. Ragazzi, ho un'ansia che voi non potete capire. Comunque ditemi cosa ne pensate di questa, della nuova GoPro che ho comprato. Secondo me è una roba giusta, secondo me. Cos'è quella roba? Ma si vede dalla webcam, spero più di sì. Chi sei? Oh, no. È Serbian Lady questa? Ragazzi, è Serbian Lady? No. Fermo lì. Non muoverti. Ragazzi, sto ballando. Quando inizia a ballare vuol dire che... cioè... porca vacca. No. Forse è meglio... Ragazzi, sono qui da solo. Non so se vi rendete conto. Sono qui da solo. Ok, ma comunque c'è, sta continuando a ballare. Secondo me non fa assolutamente niente. Però ha smesso. Scusa. Chi sei? No. Ragazzi, mi sto seguendo. Ragazzi, non so cosa fare. Corri. No, aiuto. Fermati, oh, chi sei? Ok ragazzi, allora vi spiego com'è andata. Sono qua con un mio amico che mi è venuto a prendere in emergenza, perché purtroppo... accendi la macchina, andiamo via per favore, perché ragazzi, l'ho chiamato in emergenza perché c'era quella che ho... spero di aver ripreso tutto. E non so, tu non so se ci crederai, però c'era una ragazza, si chiama Serbian Girl, che la stavo poi ricercando e l'ho trovata veramente, che mi stava seguendo in una maniera incredibile. Ma dove, qua? Qua, sì, infatti ti ho chiamato in emergenza perché lui abita a 2 minuti qua, gli ho chiesto se mi fa sto favore di venirmi a prendere. Io stavo intanto correndo, purtroppo la registrazione ho dovuto interromperla, ragazzi, perché non riuscivo più a fare una cosa del genere, non riuscivo a registrare e chiamare, cioè, no. Sì, infatti. Esatto, quindi ho spento, diciamo, la webcam e quindi non vi... cioè, la telecamera non vi ho fatto neanche vedere, purtroppo, ma... e per fortuna non mi è venuto comunque attaccato. Comunque ragazzi, scusate, ho messo la cintura. Per adesso io sto bene. Mi sta portando, diciamo, in un luogo un pochettino più distante. Ho fatto una cavolata. E vabbè, ti ridarò i soldi del... Che hai fatto? No, ti ridarò i soldi del gasolio che sono... Ah, beh, no.
Non serve, tranquillo. Vabbè, comunque ragazzi, non fatelo, non cercate Serbian Lady in Italia, ragazzi, non fatelo, perché è qui che gira. Come vi ho detto all'inizio del video, ragazzi, sta girando nelle nostre zone, fate attenzione. Magari sono anche dei malintenzionati che vogliono fare ste robe per hype, però lasciate stare. Fingono, dici? Sì, la parola, ragazzi, lasciate stare. Magari anche quella era una che magari si fingeva di essere quella. Può anche essere, però no. Assolutamente no. Non so se te hai già sentito parlare di questo. Allora, ragazzi, serve ne conosco, c'è una in classe mia che è serva, però non fa queste cose. No, perché c'è la leggenda che c'è questa donna serva che inizia a ballare quando vuole uccidere qualcuno. Per fortuna, comunque, perché non, cioè non ho ripreso nel video, però io avevo un coltellino qui là presente in tasca. Sì, se magari mi aggrediva, comunque l'ho, diciamo, anche spaventato un pochettino, infatti dopo è andata via, però non l'ho ripreso purtroppo. L'unica testimonianza, ragazzi, è questa. Fate girare questo video il più possibile e mandatelo a chiunque, ragazzi. Non deve succedere queste cose, perché metti caso che questo fosse un bambino o magari un ragazzo che sta girando di notte per strada, che non dovrebbe farlo, per carità. Mamma mia, ragazzi, me la sono vista veramente brutta. Fidatevi, una roba che non è da fare questa, assolutamente. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo video, mi raccomando. Condividete il più possibile, vi prego, vi scongiuro, condividetelo. Lasciate anche tanti like se vi è piaciuto. E noi ci becchiamo al prossimo video. Ciao a tutti.